Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, siamo nella sede della Camera di Commercio di Pesaro in corso 11 settembre, un incontro molto molto interessante per chi? Per gli imprenditori. Perché? Perché la Camera di Commercio presieduta da Gino Sabatini ha voluto ospitare la SVEM, la Società di Sviluppo Europa Marche, per presentare come si potrà accedere a tantissimi bandi, quindi a tantissime risorse che sono fondamentali in questo preciso momento per l'economia del nostro territorio, viste e considerate tutte le questioni, tutte le cose che sono successe negli ultimi mesi. Siamo con Gino Sabatini, il presidente di Camera di Commercio Marche. È sempre un piacere averla ospite a Pesaro, intervistarla a Pesaro. Quindi innanzitutto benvenuto. Grazie, è sempre un piacere essere qui a Pesaro. È una delle province più importanti che noi abbiamo a livello regionale e avete un patrimonio di paesaggi del centro storico eccezionale, perciò complimenti. Grazie Presidente, ce lo faccia dire, vale per tutte le Marche perché è davvero la nostra regione straordinaria. E proprio di questo si parlerà oggi con la Società Sviluppo Europa Marche, la SVEM, che presenta un importante progetto che è Opportunità e Strategie per Crescere. Sì, con il Presidente Andrea Santori, che ringrazio, che ha voluto presentare qui in Camera di Commercio delle Marche nella sede di Pesaro proprio tutti quei bandi che la Regione Marche sta mettendo in campo e tramite la SVEM vengono poi dopo presentati alla comunità imprenditoriale marchigiana. Essere a Pesaro è importante perché per la prima volta iniziamo, cioè la SVEM in collaborazione con la Camera di Commercio, perciò iniziamo a diffondere quello che sono i bandi, le linee e come vengono sviluppati. Si è preferito, e condivido la riflessione del Presidente Santori e del tutto il suo CDA, di portare qui i dirigenti che poi sono quelli che andranno a operare direttamente sui vari fondi e i vari bandi, in modo che hanno un dialogo con tutti i stakeholder del territorio pesarese. Auspico che sia una iniziativa importante e molto sentita per il territorio economico pesarese. Abbiamo molte entrate dovute a questi fondi, delle economie importanti che potremo sviluppare su dei progetti che vanno a valorizzare il mondo economico, in questo caso pesarese, ma anche sviluppare delle reti di impresa su processi innovativi che possono dare un valore aggiunto all'economia regionale. Quindi tanta concretezza come quella che la Camera di Commercio poi ha dimostrato anche nei giorni scorsi, con un importante aiuto stanziato di 600.000 euro per il post alluvione, ed è davvero una cosa meritoria, Presidente, ce la faccia dire. Ti ringrazio, come ringrazio Rossini TV, da parte di tutto quanto la Giunta. Oggi abbiamo avuto Giunta Camerale qui a Pesaro, eravamo in presenza io e il Vicepresidente Giordano e gli altri erano collegati. Abbiamo destinato altri 200.000 euro su questo bando, un bando secondo noi innovativo, non tocca diciamo quelle dinamiche che sono i ristori dovuti a calamità e eventi come quelli che purtroppo drammaticamente ci sono stati, ma andiamo a lavorare su dei contributi a voucher che diamo alle imprese per diciamo tutelarsi da questi eventi che si vanno a realizzare, sia nel poter acquisire delle tecnologie più strutturate o meno strutturate, ma sempre utili a far sì che i danni non siano così ingenti. E dall'altro lato una parte importante l'abbiamo voluta destinare, ovvero per le polizze assicurative, dove i nostri imprenditori devono iniziare a pensare, perché purtroppo vediamo che queste calamità, parlando del pesarese e dell'anconetano sull'alluvione, purtroppo ci sono sempre. Abbiamo integrato quei comuni che mancavano e sono stati inseriti nel dramma che hanno vissuto i nostri vicini romagnoli, le imprese e le famiglie. A questi vorrei portare anche le condoglianze da parte di tutto il sistema camerale marchigiano per quelli che hanno perso i propri cari, ma anche per tutta quell'economia che purtroppo sta soffrendo. Stiamo dialogando, inizieremo un percorso di dialogo con l'Union Camere Emilia Romagna, con il Presidente dell'Union Camere Prete, per vedere come poter essere vicini a loro anche in questo momento.
in modo che, come sono state vicine a noi, sono state vicine a noi con questo bando che tu hai detto, 300.000 euro provenivano dagli eventi, da un budget che abbiamo per gli eventi calamità sul territorio nazionale. Ricordo anche purtroppo quando c'è stato il terremoto nel 2016, tenete conto che tutto il sistema camerale mise in campo quasi 1 milione di euro per sostenere i finanziamenti di queste 4 regioni colpite dal terremoto. In questo caso dovremmo essere vicini ai nostri cugini romagnoli in un momento difficoltoso e importante. Ritornando al bando, abbiamo messo altri 200.000 euro, abbiamo reintegrato quei comuni che mancavano, che sono stati inseriti adesso nello stato di emergenza che è stato deliberato da poco, e siamo pronti per sostenere le nostre imprese. Oggi più che mai dobbiamo essere vicino a chi ha avuto dei problemi e dare la possibilità a tutti di prendere questo treno di questa economia che sta ripartendo. Direttamente da Monturano abbiamo anche il presidente di SBEM, Andrea Santori, e la prima domanda che gli facciamo qui a Pesaro, proprio perché crediamo che possa essere molto utile: di cosa si occupa esattamente SBEM? Qual è la mission di questa istituzione, se così possiamo definirla? Allora, l'attuale amministrazione regionale ha voluto cambiare la mission della società, quindi questa società Sviluppo Europa Marche, di cui componenti io sono rappresentante del CDA, composto da imprenditori, allo scopo di ridurre quelli che erano i tempi di attesa delle imprese e degli enti locali nella rendicontazione e quindi nel ricevimento delle risorse da parte della Regione. Quindi il nostro obiettivo è quello di ridurre i tempi. Il nostro CDA è stato nominato il 14 gennaio con tempi di attesa per le imprese di un anno e qualche mese, le abbiamo ridotte a circa 3 mesi. Questo perché? Perché consente sia alle imprese ma anche al territorio di poter calare nel più breve tempo possibile le risorse europee delle varie programmazioni. Noi in questo momento ci stiamo occupando della vecchia programmazione 14-20, quindi abbiamo il compito entro il 31 dicembre 2023 di far utilizzare ai dirigenti della regione tutte quelle che sono le risorse della vecchia programmazione. Quindi parliamo di milioni di euro, circa sono rimasti ancora 400 milioni di euro da distribuire a imprese ed enti locali, che se consideriamo il bando normalmente al 50% sarebbe una ricchezza calata sul territorio di circa il doppio, quindi di 800 milioni di euro. Quindi è in realtà la dimostrazione che se ci si mette le cose si possono fare, si possono ottenere grandi risultati che ci si aspetta anche dall'iniziativa invece presentata a Pesaro. L'opportunità e le strategie per crescere, destinato anche questo chiaramente alle imprese. Sì, imprese ed enti locali. Noi qui abbiamo portato i massimi dirigenti regionali perché vorremmo che quella freccia dall'alto verso il basso venga cambiata la direzione. Cioè, nel senso, bisogna parlare con i territori. Ogni territorio ha la sua particolarità, la sua peculiarità. Per cui ogni territorio, come oggi qui a Pesaro, le associazioni di categoria, le imprese daranno indicazioni ai dirigenti su quelle che sono le loro aspettative per la prossima programmazione 21-27. Ricordo che i denari dall'Europa, passando tramite il governo centrale, sono di 1 miliardo e 34 milioni per il Port Fersra, quindi abbiamo il compito di farli calare nel più breve tempo possibile. Considerando sempre il 50% di questo valore, quindi sarà una ricchezza di 2 miliardi e 100 più o meno mila euro. Quindi cifre importantissime, cifre fondamentali per la rinascita, la ripartenza e il consolidamento dell'impresa marchigiana. Sì, purtroppo l'Europa ha considerato la Regione Marche una regione in transizione, per cui siamo stati destinatari di un'ingente quantità di denari. E in transizione, ricordo, non è una situazione positiva, è una transizione verso la povertà, per cui per questo siamo stati destinatari di queste somme e dobbiamo saperle spendere. Quindi per poterle spendere dobbiamo parlare con gli enti locali e con le imprese per capire di cosa loro hanno bisogno.
I bandi regionali della Regione Marche, una grande opportunità per le imprese, e la presenza del sindaco Matteo Ricci a testimoniare proprio questo, a testimoniare anche come Pesaro poi in realtà è di fronte a un cambiamento e alla possibilità di investimenti molto importanti per tutti e per tutta la nostra società. Sì, siamo in un momento sicuramente non facile perché l'inflazione batte forte, abbiamo problemi di consumi interni perché le famiglie più povere o comunque più deboli faticano ad arrivare alla fine del mese, e nonostante questo c'è un segno più nel PIL del nostro paese e anche della nostra regione. Penso che la situazione migliorerà con l'estate, l'estate dovrebbe essere una bella stagione turistica, quindi sono fiducioso, però la crescita e il lavoro dei prossimi anni dipendono in gran parte dalla capacità di mettere a terra la grande mole di investimenti pubblici che abbiamo a disposizione. La grande partita del PNRR, gli altri fondi regionali che gestisce la regione, e da questo dipende la crescita dei prossimi anni. Quindi per tanti anni abbiamo lamentato il fatto che mancavano risorse per gli investimenti, oggi ce ne sono tante, dobbiamo spendere, non possiamo vivere il PNRR come un fastidio. È una grande opportunità di sviluppo e a maggior ragione nel nostro territorio dobbiamo farlo, dove abbiamo attratto già tantissimi investimenti, solo nella città di Pesaro parliamo di 1.700.000.000. Quindi pancia a terra, al lavoro per mettere a terra più velocemente gli investimenti, dare opportunità alle imprese, e questo incontro di oggi in Camera di Commercio è molto molto utile da questo punto di vista. Tutto questo poi va di pari passo anche con quello che è legato alle riforme costituzionali, le riforme tanto chieste alla nostra nazione anche dall'Europa, e su questo sicuramente si aprirebbe un libro interminabile, perché ancora non si ha bene il quadro della situazione ed è molto collegato questo anche poi all'utilizzo dei fondi del PNRR e a tutto il resto, Sindaco. Sì, è sicuramente una fase di questo tipo, però dobbiamo uscire dall'incertezza con, ripeto, con la capacità di mettere a terra le risorse. E poi ci sarà tempo di discutere delle riforme, in questo momento abbiamo bisogno di questo, grande concretezza, grande capacità di aiutare gli imprenditori a fare bene, a creare lavoro. E poi abbiamo bisogno di ridurre le disuguaglianze, che sono tante nel nostro paese, e quindi aiutare le persone che stanno peggio. Queste sono le priorità che dobbiamo avere, poi verrà anche il tema delle riforme, ma che in questo momento non mi sembra un elemento fondamentale per il paese, soprattutto quando parliamo di riforme costituzionali. Conferma delle sinergie fra le associazioni, fra le componenti del tessuto imprenditoriale, sociale marchigiano, Confcommercio Fano è presente in questo incontro organizzato nella Camera di Commercio di Pesaro per essere proprio testimone di quanto siano importanti le sinergie, le collaborazioni. Ma assolutamente sì, perché le sinergie e le collaborazioni sono fondamentali per poter crescere, per poter far crescere la nostra provincia. E quindi vogliamo veramente ringraziare la Camera di Commercio che ci ospita, ma soprattutto la SVEM che comunque è venuta a presentarci tutti i programmi dei bandi europei che sono fondamentali per le nostre imprese, per le nostre aziende, che per la prima volta si vede questo interessamento per la nostra provincia, di modo che ci portano contezza con i dirigenti comunque regionali e della SVEM, proprio per illustrarci tutto quello che sono i bandi europei, sui quali poi possiamo lavorare, collaborare e accedere proprio per far crescere le nostre aziende e tutto il nostro territorio. Quindi credo che sia veramente fondamentale creare collaborazione, sinergia per proseguire in questa crescita. Peraltro su questioni così importanti come quelle pratiche legate proprio alle risorse, che sono fondamentali in un momento e in una congiuntura economica come quella attuale. Ma assolutamente, questo è la base per poter comunque ripartire, ricominciare dopo tutto quello che comunque abbiamo passato, no? Parlando comunque della pandemia, della guerra, comunque ripartire con delle basi, con dei fondi così importanti per le nostre imprese, credo che sia veramente il valore aggiunto sul quale noi dobbiamo veramente lavorare e dare delle risposte che siano concrete, che siano immediate e che portino a casa veramente risultati. La ricerca di fondi europei, quindi la possibilità poi di aderire a bandi, è particolarmente interessante anche per le aziende che poi si occupano di cose della massima attualità, quali per esempio le energie rinnovabili. La sua azienda esattamente di cosa si occupa e come la vede l'opportunità proposta oggi da SVEM?
Ma sicuramente incontri di questo tipo sono molto utili, perché c'è un confronto tra la regione, gli organi appunto che amministrano questi fondi importanti che ricadranno anche sulle aziende, e appunto le associazioni e le imprese stesse. Noi in particolar modo ci stiamo dedicando molto alla transizione ecologica nell'ambito dell'energia soprattutto, e quindi sicuramente è utile confrontarsi e dialogare su queste tematiche che ci vedranno coinvolti operativamente nei prossimi anni, mesi e anni. Rock Colors è un'azienda innovativa e allo stesso tempo radicata, nel senso che utilizza la cosa che gli uomini sin dall'età della pietra, non a caso chiamata in questo modo, avevano per costruire le loro case. Sì, Rock Colors unisce innovazione e tradizione, perché è un'azienda che con più di 60 anni di storia, che da una semplice cava di materiale inerte è riuscita ad inventarsi un prodotto unico al mondo, e cioè le pietre colorate per utilizzo in arredi urbano e in arredo per spazi esterni. E quindi abbiamo brevettato da una nostra pietra in collaborazione con la BASF un sistema unico che rende la pietra colorata ma al tempo stesso certificata e utilizzabile per gli spazi esterni, insomma. E chiaramente la possibilità di accedere ai bandi che sono proposti dalla regione, sono messi a disposizione delle imprese, è una grande opportunità, così come quella di conoscere la realtà dei bandi attraverso incontri come quello odierno organizzato dalla Camera di Commercio. Assolutamente, questi incontri sono molto importanti, molto interessanti, soprattutto per aziende del territorio che vogliono espandersi e portare i propri prodotti anche fuori dei confini italiani, no? Quindi partecipare ai bandi, essere attenti a quello che è un po' l'innovazione e le possibilità anche di sviluppo, per noi, per un'azienda come la nostra che insomma vuole crescere, è sicuramente molto importante. Vedendo dall'altra parte quello che le associazioni fanno, come la Camera di Commercio che mette a disposizione i suoi locali per ospitare chi poi si occupa di fondi, di bandi, dal punto di vista dell'imprenditore, qual è l'approccio a questo contributo che danno appunto le associazioni e nello specifico la Camera di Commercio? Beh, è lodevole questa possibilità di poter accedere a questo tipo di incontri, perché noi come impresa siamo sempre alla ricerca della possibilità di fondi, di opportunità per fare i nostri investimenti, e chiaramente dandoci la possibilità di accedere e di poter intervenire a questo incontro riusciamo ad ampliare le nostre opportunità di investimento e di capire anche come si muove il mercato, come dobbiamo prepararci per reperire, per accedere a questi fondi, che non è una cosa molto facile. Quindi abbiamo bisogno di questo tipo di informazioni per diciamo poter sviluppare le nostre attività. Siamo alla conclusione dei lavori, abbiamo preso la poltrona del Presidente per salutarvi e per salutare anche chi ha reso vivacissimo questo incontro. Vivacissimo perché? Perché non è facile spiegare, non è facile essere ascoltati, non è facile entrare nel merito di questioni così difficili, importanti, delicate, quali quella dell'utilizzo dei bandi dell'Europa. Le risorse ci sono tante, l'hanno detto tutti gli operatori intervenuti, l'hanno detto anche gli stessi imprenditori, ma non è mai molto molto semplice poter sapere come accedere a queste risorse. Ringraziamo Andrea Sabatini che ci ha dato la possibilità di andare in onda, vi invitiamo a proseguire nel vedere i programmi di Rossini TV e buona serata a tutti.